Grazie Francesco Alberto, grazie a tutti per l'attenzione. È stato un onore sentire lo speech di chi mi ha preceduto. Niente, io in questa presentazione io sono chiamato a discutere del Port Community System, del porto di Livorno, quindi della nostra comunità portuale, nei confronti della sfida che ci è presentata della costituzione della Single Window Marittima, quindi dello sportello unico marittimo europeo, quindi con un'accezione più ampia rispetto allo sportello unico doganale di cui abbiamo parlato fino adesso. La mia presentazione vuole partire dal ruolo dell'autorità portuale. Autorità portuale che è inquadrata ovviamente da una legge che conosciamo bene, la 8494, e gli servizi di interesse generale sono diciamo, declinati da un decreto ministeriale. Ecco, noi che domande ci siamo fatti? La dottoressa Querci ha introdotto tre domande principe, cioè qual è il nuovo ruolo dell'autorità portuale come community manager? Al di là del diciamo, processo di riforma che è in discussione in questo periodo, noi dobbiamo capire qual è il nostro ruolo come diciamo, manager di questa comunità che è il porto nell'innovazione tecnologica e nell'innovazione della single window marittima. Come possiamo avere, che approccio possiamo avere? Il nostro è stato programmaticamente un approccio dal basso, quindi dall'analisi delle esigenze del mercato nell'innovazione nella single window e la promozione dell'innovazione tecnologica attraverso il potere di regolazione, cioè se e quando necessario. Si diciamo, impone un nuovo tipo di lavoro per facilitare la fruibilità dell'infrastruttura. Un esempio banale, nell'ultimo anno, con l'aiuto dei terminal contenitori, abbiamo cambiato il processo di ritiro del contenitore al terminal. È stato un aggravio, diciamo, del flusso informativo necessario, però abbiamo ottenuto una diminuzione del tempo di attesa per il ritiro dei pieni ai terminal portuali, quindi con diciamo, un benefit per il sistema infrastrutturale nel suo complesso. Allora, cosa ci chiede invece la legislazione europea e nazionale a riguardo, diciamo, dell'implementazione della single window? Allora, abbiamo un DPCM che dopo un iter travagliato ha definito il ruolo dell'Agenzia delle Dogane come diciamo, leader dello sportello unico e coordinatore dello sportello unico doganale. Abbiamo una direttiva 2010-65, che è questa, del Parlamento europeo sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo, che prevede l'informatizzazione di queste formalità, e una legge che dice recepimento della direttiva e introduce il concetto di interoperabilità fra sistemi nell'ambito logistico-trasportistico, delegando alle autorità portuali un ruolo in questo caso attivo nella single window marittima, che la legge stessa dice laddove abbiano già implementato dei port community system o degli strumenti tecnologici. Quindi dobbiamo cooperare all'interno di questo quadro di riferimento generale. Quindi ci richiama l'Europa verso un impegno come comunità portuale intera, come sia lato diciamo, operatori economici che lato amministrazioni. Ma io vorrei introdurvi, dato che siamo un Port Innovation Day, vorrei dare a tutti, anche a chi non conosce i Port Community System come strumento di lavoro, diciamo, delle definizioni, in modo da poter capire di cosa stiamo parlando. Il Port Community System viene definito dall'International Port Community System Association come piattaforma elettronica che connette i diversi sistemi informatici operati da molteplici organizzazioni. Quindi, parole chiave in questo caso è la condivisione del dato. Quindi immaginate una sorta di social network orizzontale, ma volto alla comunicazione fra operatori economici e attori quali terminal, quindi attori del lato economico e del lato anche amministrativo, quindi le pubbliche amministrazioni.
Quali sono le funzioni del Port Community System? Deve essere neutrale ed aperto per avere una sua funzione di trusted entity da parte della comunità, quindi per essere affidabile e dare opportune garanzie di riservatezza commerciale rispetto ai dati inseriti. E soprattutto deve riuscire a ottimizzare, gestire e automatizzare i processi logistici e portuali. Quindi abbiamo due differenti funzioni molto importanti. Il modello a cui si va a tendere di single window marittima italiana, questo è tratta da una presentazione del Ministero dei Trasporti, un'esperienza diciamo italiana su sulla interoperabilità della single window marittima. Vediamo un ruolo importantissimo del PMIS, che è il sistema che è gestito dal Comando delle Capitanerie di Porto. Qui vediamo il lato dogane con un layer di interoperabilità che entrambi hanno sviluppato, ciascuno per le proprie competenze. Qual è il ruolo dei PCS? I PCS stanno nel mezzo. Verrà definito un layer di interoperabilità con eventualmente di port customs connector, cioè dei connettori verso le porte di dominio si chiamano, cioè il protocollo di comunicazione fra amministrazioni viene definito porta di dominio, che dà opportune garanzie, è come scambiarsi una raccomandata. E il ruolo dei PCS sarà quello di essere facilitatori nei confronti di queste operazioni di scambio dati. Prima, come eravamo? Da dove siamo partiti? Questa è la prima immagine che viene su Google se uno cerca paperwork, cioè lavoro amministrativo. Questo è come era il lavoro medio, grande quantità, abbiamo provato anche a quantificare la quantità di carta che veniva archiviata in dogana. C'era un processo di scambio dati scarsamente automatizzato, una comunità portuale molto eterogenea. Ogni porto poi ha usi locali, proprio quando si parla di usi e costumi in campo commerciale si parla proprio di una caratterizzazione del processo logistico e doganale, non tanto dal punto di vista legislativo quanto di figure che lo implementano dal punto di vista economico, e differenti livelli di informatizzazione del processo aziendale, cioè all'interno di ciascuna azienda c'è una caratteristica di evoluzione tecnologica differente, anche a seconda della storia aziendale. Quindi noi avevamo la sfida davanti che il processo di sdoganamento richiede la collaborazione di una moltitudine di soggetti differenti, quindi dovevamo far collaborare e parlare tutti fra loro. Quindi questa è stato possibile grazie alla collaborazione sia delle istituzioni, di tutte le istituzioni coinvolte nel processo di customs clearance, in primis la dogana che fa il capofila, e di tutti gli operatori, nonché dei terminal, che ci sono stati vicini in questo processo di analisi dal basso. Facciamo un esempio. Questa analisi dal basso a cosa è legata? Esempio che dicevo prima. È valido ancora questo approccio guidato dal mercato? Bene, nel 2008 abbiamo lanciato il pre-clearing con l'Agenzia delle Dogane e sulla piattaforma che all'epoca si chiamava iLivorno. L'intero porto diventa paperless, dopo 4 anni praticamente il 99,9% dell'operazione viene gestita in maniera elettronica da IDA e con dati preparati da TPCS. Il numero degli utenti è fortemente aumentato. Adesso fate conto che volevo mettere come dato il 2 giugno che la dogana è chiusa, cioè nelle operazioni preliminari gli operatori connessi erano 126 sul TPCS, nonostante, cioè la dogana era aperta, nel senso le operazioni venivano fatte doganalmente, però la maggior parte delle persone era in festa. Il porto non si ferma e il TPCS registrava comunque 126 utenti. In media fate conto che il numero di utenti giornalieri contemporanei è anche 360-370 utenti, quindi connessioni. Quindi
ha attirato l'attenzione di altri operatori economici che hanno chiesto specifici servizi. Naturalmente c'è stata una consultazione delle assemblee, degli operatori, degli utenti del porto, è venuto fuori che una delle priorità poteva essere il ritiro dei container pieni presso i terminal, cioè abbassare il tempo di attesa ai terminal. Quindi si è sviluppata una procedura basata su QR code per facilitare la stampa degli interchange, quindi praticamente sostituiamo un documento con un codice QR che rende più sicura la transazione e facilito la stampa dell'interchange, che è il documento che il caricatore dà all'operatore sul reach staker per ritirare il suo contenitore. Ecco, adesso vorrei farvi, in queste ultime slide conclusive della mia presentazione, parlare del futuro dei PCS. Perché noi pensiamo che nessuno magari abbia già immaginato un futuro, spesso si può mutuare tranquillamente da altri ambiti, perché la PIARC, la Permanent International Association of Road Congresses, per i servizi ITS, ha già caratterizzato nel capitolo 4, servizi per il trasporto multimodale e per la logistica, freight transport, ha già caratterizzato tutti questi servizi, compresi l'architettura di massima del sistema. Quindi abbiamo la pre-clearance dei veicoli commerciali, quindi tutta la parte di analisi delle caratteristiche di peso, conteggio assi, eccetera. Automatizzazione delle procedure legali amministrative, consultazione automatica dei dati relativi alla sicurezza del mezzo pesante, monitoraggio delle condizioni di sicurezza del mezzo, gestione flotte commerciali, gestione delle informazioni per i trasporti intermodali, gestione e controllo dei centri intermodali e del trasporto delle merci pericolose. Queste, sia con sistemi pubblici, come per esempio l'implementazione di WIRNET, che con sistemi privati, come i sistemi di controllo flotte commerciali, adesso sono una realtà operativa. Contate che anche l'ecolabeling, cioè la misurazione di CO2 nella catena logistica del trasporto, è una delle prossime priorità della Commissione, cioè quindi il trasporto su gomma non viene visto più come nemico da combattere, ma come elemento possibile della catena logistica se sostenibile. Quindi con questa slide è da qui che dobbiamo pensare quale può essere il ruolo dei PCS in questa interoperabilità, e quindi per noi vedremo dopo come si traduce questa interoperabilità. L'altra applicazione che è possibile, cioè, sono le transazioni elettroniche relative ai trasporti, transazioni finanziarie, l'integrazione dei servizi di pagamento elettronico, e questo è già un'esperienza molto diffusa all'estero in vari PCS, Port Community System, in cui si ha la regolarizzazione delle transazioni finanziarie legate al trasporto. Ma la progettazione di un servizio ITS, come si caratterizza? Allora, innanzitutto stiamo parlando dei policy goals, cioè qual è la mia politica rispetto alla crescita dell'innovazione. Voglio la riduzione delle emissioni? Voglio la riduzione della congestione? Mi devo fare una domanda, cioè la comunità si dovrà interrogare in una vera e propria consultazione su quali sono i policy goals. Dobbiamo individuare poi, cioè tradurre queste indicazioni qualitative in servizi di cui è possibile fare una ingegnerizzazione. Individuare nel dominio di competenza del singolo operatore, sia esso economico, sia esso appartenente alla pubblica amministrazione, quali sono i servizi di sua competenza, sia in termini di flusso di informazioni, di detenzione delle informazioni e hardware. Molto importante questa cosa. Dopodiché devo capire se questi servizi sono completamente o parzialmente sviluppati all'interno del dominio di competenza. Dopodiché io posso capire se ci sono servizi che possono interessare più stakeholders, per esempio, non so, sia le società di autotrasporto che il gestore di un centro intermodale merci di un aeroporto. Posso capire se c'è un interesse in una catena logistica integrata. Ecco, vorrei aggiungere il National Highway Institute,
altro diciamo fondamenti dell'ingegneria è il riuso di diciamo cose che hanno funzionato bene, cioè già identifica una modalità di implementazione di servizi TS standard, quindi non ci muoviamo dagli standard. Identifico quali sono i portatori di interesse e le loro necessità. Sviluppo il concetto operativo dall'analisi di ciò che ho già, sia come pubblico che come aziende. Quindi io non è che mi metto a progettare un nuovo controllo flotte se le aziende del mio territorio ne hanno già implementato uno. Non li costringo a cambiare. Dovrò tenere presente questo nel mio studio. Poi analizzo gli ITS che verranno resi operativi e quelli che verranno mantenuti. Fate conto che un servizio ITS che ha sensori fisici, la manutenzione costa il 10% del costo di installazione in media. Quindi ogni anno io so che il 10% andrà in manutenzione, quindi deve essere anche economicamente sostenibile l'implementazione di servizio ITS di questo tipo. Quindi definisco ruoli e responsabilità di stakeholders e eventualmente partnership pubblico-private. E poi identifico opportunità di integrazione. Tutto questo è molto interessante anche perché prevede, e la Regione Toscana, come abbiamo visto nelle presentazioni precedenti, ha un ruolo molto importante, la definizione di un'architettura ITS regionale. Fate conto che sia a livello regionale che a livello nazionale un framework per l'architettura ITS esiste. Quindi è funzionante. Vediamo i progetti di infomobilità della regione e a livello italiano le architetture artist, quindi esiste ed è funzionante. Dove ci porta questa visione? La visione, in questo momento noi stiamo lavorando e presenteremo poi agli stakeholders come verranno implementate le integrazioni delle interfacce mare strada con la piattaforma della piattaforma logistica nazionale PLN del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e mare ferrovia con la PICPIL del gestore nazionale della rete ferroviaria che poi potremo vedere. Qual è il nostro obiettivo? La validazione e il lancio dei corridoi doganali su strada e ferrovia e l'integrazione dei sistemi di sigillatura di contenitori e casse mobili mediante anti-tamper. Questa è stata già testata abbondantemente sia per sigilli RFID attivi che passivi grazie ai nostri partner tecnologici presenti anche qui oggi. Quindi io con questo ho concluso e lascio la parola al mio discussant. Thank you, Paolo. Well, I will make my presentation in English and my speech. I'm Jaime López from the Port Community System of the Port of Valencia, and the commercial manager, and I also work in defining the business rules, the relationships with all the stakeholders, and I also participate in the meetings that the IPSCA, the International Port Community System Association, made twice or three times a year. This week we have a meeting in Hamburg where we were represented by all the port community systems in Europe. There was Rotterdam, Hamburg, Antwerp, Felixstowe, Barcelona, Valencia, Bilbao, and other normally came also people from Venice, Rome. And regarding the presentation from Paolo and the PCS in Livorno, I must to say that last month the PCS of Valencia has its 10th anniversary. We are 10 years old as a PCS, as Valencia Port PCS, because we had other systems before the current system. And we have had a lot of
problems in arriving to this moment where we have nearly 600 organizations working in our PCS, and it has been the role of the Port Authority that, as Paulo says, as a community manager. I don't know if our role in Valencia. The owner of the PCS is the Port Authority. We define with the users in work groups the business rules, the kind of messages we are able to interchange between each with all of us, and we have defined some kind of special work groups in order to make the PCS working in all the services. One of the things we have learned in these 10 years is about collaboration between private and public, and mainly between public organizations, between customs, the maritime authorities, the port authority, and share information between all of them between each other. Because by changing this information between all the parties, we have had a huge amount of data that in other case, none of the different stakeholders of the peer committee are not able to have. I will show you some of the services we are having in the port, we are running in the port of Valencia, but mainly I will focus in the process, in the procedures, because data interchange or the messages that have been shown in a former slide about the Guardi message, Copar message, Codeco message, this is not the main part of the data interchange. It's the other data that we can pick up from different services and we put in the information we are sending to the companies. For example, in our land transport shipment, in our land transport service, it's our main service because we are interchanging 100,000 messages per day between all the port community. We are interchanging information from the transport, from the transport system, from dangerous service, from customs, from the terminals, the loading and unloading containers, and we are trying to share in real time to all the parties in order to, for example, one truck doesn't need to arrive to the terminal because if the container has been unloaded, we are trying to inform the truck driver in order to not make another place in the queue waiting for a container that is still in the ship. Well, I understand that you all of you know the Port of Valencia. This is part of the presentation. Manuel? Okay, pass, please. And, well, this is the Port Authority of Valencia, but I'm not going to talk about the Port Authority. Another one. I would like to explain about the kind of traffic we have. We have 50% import and export, 50% transshipment. And the amount of traffic is in containers is four million and a half TEUs, another one. And
But the data interchange between the different kind of companies about all of this amount of containers supposed to us for this, for example, for 4.4 million TEUs per year, nearly 70 million messages per year. And it's not, as we were talking about, it's not about the messages, it's the content of the message. And to share with all the port community all the information that they need to make their business as fast as possible, with increasing productivity, increasing the business for all of them. Another one. Those are the services we have in our PCS. In the blue part is the connection with the business, with the carriers, with booking system instructions, schedules. The green part is the single window part. It's the connection between the port authority, with customs, with sanitary inspections, and also with terminals. And the brown is the inland transport, with both the railway and inland and the trackage. In this another one, because we need to the having the services now allow us to share information between all the services between each other. For example, the inland transport is connecting with the booking, is connecting in real time with the dangerous goods systems in order to know if the container has been authorized to enter in the port. It's connecting with the container list orders in order to know if the container has been downloaded. It's connecting with the best request in order to provide the terminal, the correct vessel. In order, we are checking all the vessels that are in the admittance order for export in order to receive the container at the gates and stack it in the correct stack. Another one. And all of these services are sending information to an horizontal track and trace that all the port community can connect to this track and trace for receive in real time all the data of their services. And I will show you a small list of procedures that we have created from these services. For example, we are talking about the national single window. We have had the electronic vessel operation authorization since the beginning of 2006 in this system. Also with electronic dangerous goods authorization. We have created a closing time for gate operation advice. It's not like a tracking booking system, but we are working now in a track booking system because we have a lot of queues in the terminals, because as you know, the carriers are building mega ships that are now calling the port of Valencia. And when one of these vessels arrives to our port, we have a lot of problems in the gates, in the terminals, in the access to the port, in the city, because when we have a problem in the gate, we cut the access to the city. And because when one kind of this vessel, they download, for example, 7,000 TEUs in 2 days, 50% of transshipment, 50% import.
and you need to deliver all this cargo, get the empty container again in the terminal or in a container depot, we have a lot of jams around the port, inside the port, and we need to work with truckers, freight forwarders, customs, container terminals, shipping agents, you know, for deliver all the data in real time with no fails in that when the container is going to be picked up from the terminal or to be delivered. And we aren't able to make this data interchange between all the stakeholders now, after having the PCS running for 10 years and work and try to get data from customs that in the past they are not allowing us to share with the other stakeholders, with the freight forwarders, or for example with the shipping agencies that does not allow us to share some kind of information with the other party in the service, for example with the trackers, because they prefer to have this information hidden because someone can use this information commercially. But we showed them that some kind of transparency, you know that this business is not transparent at all. I came from the shipping line business. I have been working for MSC, for other carriers, and this is not a transparent business. But we need some kind of transparency, or small pieces of transparency about some data that is not commercially relevant. But if we are able to provide electronically and in real time to all the stakeholders, our port is working much better. In other parts, we have made a paperless, fully automatic container export and transshipment control by customs. Our customs officer, the police, our Guardia Civil is the name of them. They are not checking the vessels in order to be loaded with paper. They receive, they open the PCS service of equipment control, and they can check in real time which container is allowed to be loaded in the vessel, and contact to the shipping agency in order to receive the documents from those containers that have not been allowed yet. Both the paperless import and customs clearance, and now we have an automatic gate that we are connecting in real time with customs. When the truck arrives to the gate of the port, we are connecting with the PCS, send the truck plate, the container plate, and the PCS asks to the customs systems if the container can leave the port. And this is an unattended gate, and we are delivering now two trucks per gate a minute. So we are delivering a lot of containers by hour. Normally we have been checking in the manual gate, and in the manual gate we need nearly 2 minutes to deliver two containers. So in the automatic gate, in two minutes we are able to deliver nearly five containers. So this is the benefit of that PCS. Share information, allow all the parties to use this information and deliver it electronically in real time. And I can provide you and give you the real test that it's working in Valencia. It's completely working. We have a lot of users, and we have a few amount of complaints from our users, but most of our users are thinking that they cannot live without the PCS, because they will need to contact and hire a lot of people to make again the data interchange by paper. So
I encourage Yvonne for to follow the development of the PCS, and we are at your disposal to help you in speak about the problems we have had in the past. Fine. Because there are a lot of problems in the past. And we will take advantage of your experience. Thank you. Thank you.